Nel 1980 uscì nelle sale cinematografiche Il piccolo Lord, pellicola diretta da Jack Gold e interpretata da Rick Schroeder e Alec Guinness. A vestire i panni del piccolo Lord era proprio Rick Schroeder, che appena un anno prima si era portato a casa un bel Golden Globe grazie al film Il campione di Franco Zeffirelli. Un bambino prodigio, insomma, se si pensa che nel 1980 Rick aveva solo 10 anni e che, come tanti prima di lui, è stato un po' vittima dell'etichetta del baby attore che ha provato a scrollarsi di dosso negli anni seguenti. Che fine ha fatto però precisamente Il piccolo Lord? Negli anni successivi alla distribuzione del film, Rick ha provato a calarsi in ruoli più maturi e nello stesso tempo ha tentato nuovi format. Vi potrebbe essere capitato di vederlo in serie TV come Scrubs e 24, mentre nel 2004 ha debuttato come regista per il film Black Cloud. Attualmente però la passione di Schroeder sono i documentari. Dopo aver realizzato My Fighting Season e The Fighting Season per Audience Network, l'attore e regista si è lanciato insieme al cameraman e produttore River Rainbow Hag in un nuovo progetto sulla guerra in Siria. Stavo pensando a una nuova terza serie di documentari, ha dichiarato, ma non c'era l'opportunità di collegarsi all'esercito americano, almeno non ufficialmente. Il documentario alla fine è nato e verrà trasmesso sempre da Audience Network negli Stati Uniti, probabilmente intorno a maggio.